Abbiamo costruito un campione scientificamente accurato in grado di rappresentare e raccontare il territorio italiano. Abbiamo fatto con un comitato scientifico e questa ricerca, come dicevo, ha attraversato il paese e ci restituisce un'immagine che noi questa sera confrontiamo. Però c'è qualcosa che aleggia, che si sente nelle retrovie, nel raccontare questa ricerca a Domodossola, proprio oggi, 18 gennaio 2019. Ci sono due arresti, perché noi settimana scorsa, mentre diffondevamo i comunicati stampa per promuovere questo momento, che come ogni momento promosso da Libera, in particolare al nord, deve sempre, ha sempre poi come obiettivo, uno dei tanti, quello di tenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso, ci siamo trovati a fare i conti con due arresti per Andrangheta. Entrambi le persone raggiunte da questo fermo sul territorio domese. Anche questi sono arresti, non sono sentenze, non stiamo parlando di questo, ma ci siamo trovati a fare un lavoro diverso, non a richiamare l'attenzione, ma a proporre una lettura, non direttamente indirizzata al territorio domese, ma al territorio del nord, del Piemonte, della Lombardia, della Liguria. E lo facciamo questa sera con i nostri due ospiti, rispettivamente alla mia sinistra e alla mia destra abbiamo Maria Josefava, che è la nostra referente regionale di Libera Piemonte, che ormai da anni guida con tenacia il nostro coordinamento regionale, che raggruppa realtà molto diverse, ma che devono poi fare i conti con la stessa sfida, quella di tenere alta l'attenzione sul tema delle mafie in una regione come quella del Piemonte, anche se la storia giudiziaria del Piemonte, la storia criminale del Piemonte, la storia delle cronache del Piemonte raccontano una presenza di un certo tipo, eppure rimane difficile. Alla mia destra invece abbiamo Davide Pecorelli, giornalista dell'ufficio stampa di Libera Piemonte e di Acmus. Quindi abbiamo una dirigente del nostro movimento, un leader e un cronista, un giornalista a raccontarci questa sera gli esiti di questa ricerca. Anche questo non è casuale, sono due ospiti che abbiamo, non è la prima volta che vengono sul territorio. Noi un paio di anni fa abbiamo fatto il 21 marzo proprio a Verbania, nella nostra provincia. Il 21 marzo è la giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie e l'abbiamo portata proprio a Verbania, proprio nella nostra provincia, appunto per continuare a raccontare della necessità di ritenere le mafie, sconfiggere le mafie, una priorità per il nostro paese. L'obiettivo di riempire la forbice che vedrete che c'è tra la percezione, perché la ricerca ha cercato la percezione dei fenomeni di mafia e corruzione nel nostro paese, e la realtà. E cercheremo di rappresentare la realtà proprio attraverso le carte processuali di alcune cose, di alcune situazioni, di alcune operazioni che sono accadute nel nostro territorio, partendo dal presupposto, che poi sarà anche la conclusione, che la prima cosa da fare quando si vogliono combattere le mafie e la corruzione è conoscere e sapere. Le mafie cercano di non farci sapere quale sia la realtà di una situazione. La consapevolezza è sicuramente il primo strumento per combattere questi fenomeni. Il 40% del campione sono i giovani, studenti universitari o delle scuole superiori. Sapete che Libera lavora tantissimo nelle scuole, ma il 60% sono gli adulti e due terzi di questa ricerca sono lavoratori. Quindi è una ricerca che riguarda veramente un campione molto ampio rappresentato da tutta la cittadinanza, quindi dai giovani ma anche dagli adulti. In Piemonte si considera politicamente impegnato solo il 10,6% della popolazione, si tiene al corrente ma senza parteciparvi personalmente il 58,7% della popolazione. Penso che bisogna lasciare la politica a persone che hanno più competenze di me, l'11% della popolazione, e sommando le ultime due risposte, la politica mi disgusta, la politica non mi interessa, arriviamo quasi al 20%. Il 50% dei rispondenti ci hanno detto che non si impegnano in nessun tipo di associazione. Questi sono due elementi che sono importanti, perché la partecipazione alla vita politica, all'associazionismo, è un altro elemento fondamentale nella lotta alle mafie. E abbiamo chiesto a coloro che abbiamo intervistato se le mafie sono un fenomeno globale.
Vedete che una percentuale molto bassa, in Piemonte più bassa rispetto al resto d'Italia, risponde che le mafie sono soltanto al sud, solo 0,8%, e meno male. Esiste anche nel resto d'Italia il 9,3%, esiste anche in Europa il 5,8%, ma la risposta più importante che abbiamo sottolineato è che il 77% dei rispondenti ci dicono che la mafia è un fenomeno globale.